voglio condividere con voi un esperimento davvero interessante. Suonerò le stesse melodie con due handpan accordati nella stessa scala, ma uno sarà accordato a 432 Hz e l'altro sarà accordato a 440 Hz. I brani sono suonati con due Lombardo Handpan in scala Pygmy a 16 note, il suono è veramente celestiale, e sentirete la differenza tra l'uno e l'altro. Queste due frequenze sono spesso oggetto di dibattito, soprattutto fra musicisti e appassionati di musica. La frequenza standard, sulla quale la maggior parte della musica occidentale è accordata, è a 440 Hz, ma c'è sempre di più un crescente interesse nella frequenza 432 Hz, a quale gli si attribuiscono benefici psicofisici e comunque una sintonia con la natura. Quando si vuole scegliere quale tipo di handpan acquistare a 432 Hz o 440 Hz dipende moltissimo dal tipo di uso che se ne vuole fare. Se sei un musicista, il tuo scopo è quello di suonare con altri, suonare su delle basi di musica quindi già registrata, oppure suonare con altri musicisti in generale, allora 440 Hz sicuramente è la scelta che potrebbe fare più a caso tuo. Se invece vuoi applicare l'handpan in un campo più meditativo, contemplativo, yoga, nel campo olistico in generale, allora 432 Hz potrebbe più fare a caso tuo. In realtà, ad essere sincero, anche la frequenza 440 Hz potrebbe essere usato per un uso olistico, meditativo o comunque nello yoga. Credo che quello che conti veramente sia dare l'energia giusta quando si suoni, indipendentemente dal tipo di frequenza che stiamo suonando. Personalmente io uso sia 432 Hz che lo strumento a 440 Hz, dipende dal contesto. Quando suono in contesti professionali musicali 440, quando suono da solo o in un campo olistico allora 432. Bene, vi invito a guardare e ad ascoltare questo video in modo che possiate ascoltare entrambe le frequenze. Ditemi voi quale preferite e scrivetelo qua sotto nei commenti. Vi invito a visitare il sito lombardohandpan.com per scoprire altri video e tutte le scale degli strumenti che io creo. Buon ascolto, ciao!